C'era come una febbre in tutto il paese. Una febbre di vergogna, di indegnità, di fame. Eravamo una democrazia, sì, ma dilaniata da discordie interne. Soprattutto c'era la paura. Paura del presente, paura del domani, paura del vicino e paura di noi stessi. Solo se comprenderete questo, comprenderete ciò che Hitler significava per noi. Perché egli ci disse: sollevate la testa, siate fieri d'essere tedeschi. Ci sono dei demoni fra noi, comunisti, liberali, ebrei, zingari. Quando i demoni verranno distrutti, le vostre miserie verranno distrutte. Era l'antica, antica storia dell'agnello sacrificale. Ma dov'erano quelli di noi che sapevano? Che sapevano che erano tutte menzogne e peggio che menzogne? Perché restammo in silenzio? Perché collaborammo? Perché amavamo la nostra patria. Che differenza fa se alcuni estremisti politici perdono i diritti civili? Che differenza fa se alcune minoranze razziali perdono i diritti civili? È solo una fase passeggera, solo una tendenza momentanea che verrà messa da parte prima o poi. Hitler stesso verrà messo da parte, prima o poi. La patria è in pericolo. Noi marceremo verso la luce, marceremo in avanti. Avanti è la gran parola d'ordine. E la storia conosce quanto vi riuscimmo, signor giudice. Riuscimmo oltre i nostri sogni più ambiziosi. Gli stessi elementi d'odio e di potere che erano in Hitler e ipnotizzarono la Germania, ipnotizzarono il mondo. Ci trovammo a un tratto ad avere potenti alleati. Quel che c'era stato negato quando eravamo una democrazia ci venne offerto allora. Il mondo disse: avanti, prendete! Prendete i Sudeti, prendete la Renania, rimilitarizzatela, prendetevi l'Austria tutta! E poi un giorno ci guardammo intorno e vedemmo che correvamo un pericolo ben peggiore. Il sacrificio cominciò in quest'aula e invase tutto il paese come una furiosa epidemia. Ciò che doveva essere una fase passeggera era divenuto un sistema di vita. Signor giudice, avrei preferito restare in silenzio durante questo processo. Mi accontentavo di curare le mie rose. Ero anche disposto a lasciare che l'avvocato proteggesse il mio nome. Finché mi resi conto che allo scopo di salvarlo egli avrebbe dovuto rievocare quello spettro. Gliel'avete visto fare. L'ha fatto proprio qui in quest'aula. Egli ha insinuato che il Terzo Reich operasse per il bene del popolo. Egli ha insinuato che sterilizzassimo la gente per la salute della patria. Ha insinuato che forse il vecchio ebreo sedusse davvero la ragazza sedicenne dopo tutto. E ancora una volta si fa tutto questo per amore di patria. Non è facile dire la verità. Ma se ci deve essere una salvezza per la Germania, noi che siamo colpevoli dobbiamo ammetterlo. Quale che sia la pena e l'umiliazione. Io avevo dato il mio verdetto sul caso Feldenstein prima ancora di entrare in aula. L'avrei dichiarato colpevole quali che fossero le prove. Non si trattò di un processo, fu un rito sacrificale in cui Feldenstein l'ebreo fu vittima innocente. Signor giudice, devo interrompere. L'imputato non si rende conto di quel che dice. Non si rende conto del significato. Sì, invece, perfettamente. Il mio avvocato vi vorrebbe far credere che noi non sapevamo dei campi di concentramento. Non sapevamo.
E dove eravamo? Dove eravamo quando Hitler cominciò a ululare il suo odio nel Reichstag? Quando i nostri vicini venivano trascinati nel cuore della notte a Dachau? Quando ogni paese della Germania aveva un binario morto dove i carri bestiame erano riempiti di bambini che venivano portati allo sterminio? Dove eravamo quando i bambini gridavano nella notte? Eravamo sordi, ciechi, muti! Signor giudice, devo protestare. Il mio avvocato dice che non sapevamo dello sterminio di milioni. Egli adduce al nostro scusante che sapevamo solo dello sterminio delle centinaia. Ciò forse ci rende meno colpevoli. Forse non conoscevamo i dettagli, ma se non sapevamo, era solo perché non volevamo sapere. Traditore, traditore! Ordine, ordine, ordine! Rimettete l'imputato al suo posto e tenetelo seduto. Io voglio dire ai tedeschi la verità. Voglio dir loro la verità, anche se il mondo intero cospira contro di essa. Voglio dire loro la verità sul loro ministro della giustizia. Werner Lampe, un vecchio che piagnucola sulla sua Bibbia adesso. Un vecchio che traeva profitto dall'espropriazione dei beni di ogni persona che mandava in campo di concentramento. Friedrich Hofstetter, il bravo tedesco che sapeva eseguire gli ordini, che mandava la gente a farsi sterilizzare come fossero bestie. Emil Hahn, decadente, corrotto, bigotto, ossessionato dal male che aveva in se stesso. Ernst Janning, peggiore di tutti gli altri, perché sapeva che cos'erano e fece ugualmente lega con loro. Ernst Janning, che fece della sua vita escremento, imbrancandosi con loro.